di essere qui con me oggi. Oggi, come ogni mese, sarà il video dedicato alle persone che mi hanno sostenuto nel mese di maggio sulle piattaforme di Tipe e Patreon. Quindi, questo video, come al solito, sarà diviso in tre parti. Nella prima parte io saluterò queste persone che questo mese sono un bel po', quindi le ringrazio. Nella seconda parte vi mostrerò giusto due acquistini che ho fatto per il canale, perché sapete che sto risparmiando per una reflex nuova, bella, comoda e con una qualità alta e anche di messa a fuoco. E nella terza parte faremo i trigger richiesti da queste persone. Prima però volevo fare un'introduzione di giusto proprio due minutini. In questo elenco di persone sono comprese anche due ragazze, in questo caso, che mi hanno aiutato con mi aiuteranno presto con la traduzione di alcuni video. Infatti, come anticipato su Instagram, ho intenzione di, diciamo, offrire un servizio maggiore sul mio canale di sottotitoli in diverse lingue. Quindi stavo cerco delle persone con un C1 o con un madrelingua in russo, portoghese, tedesco e coreano, e direi basta. Spagnolo ho già 2-3 persone disponibili, quindi va bene così. E per ogni lingua vorrei, insomma, avere 2-3 persone in modo da non caricarle troppo di lavoro. E vi metto tutti i particolari qui giù, però se siete madrelingua in una di queste lingue e siete interessati, insomma, a tradurre qualcosa, ditemelo pure. E vi metto comunque tutti i dettagli giù in descrizione, tutte le cose in particolare. E se volete mandatemi una mail. Non so se sono stata molto chiara, però appunto leggete la descrizione qui sotto al video. E ovviamente in cambio di questo aiuto con i sottotitoli io darei le stesse ricompense che do appunto per Patreon e Tipe, come scegliere un trigger in questo video, oppure essere salutati, oppure avere un audio personalizzato. Concorderemo insieme anche in base a comunque al tempo che vi ci vorrà. Quindi chiusa parentesi, salvo.
spontanee per chiedere se Francesco D e Francesco N mi stanno ascoltando. Io continuavo a darmi mail ogni mese, ma non ricevo risposta, quindi farò sempre il solito trigger. O nel caso di Francesco N e nel caso di Francesco D farò lo scratching su qualcosa di diverso. Però insomma, non lo so, provate comunque a mandarmi una mail, insomma. Allora, passiamo agli acquistini del mese. Sono veramente pochi, sono delle cavolate e non li conto neanche, insomma, come spese per il canale, davvero. Sono solo delle cose che vi volevo far vedere, delle cose che secondo me hanno un bel suono e che ho acquistato per il canale, ma nulla di che. Sicuramente però spero in questi giorni di riuscire almeno a iniziare a lavorare per Spotify, in modo che per fine giugno possa essere caricato un nuovo album di Spotify, visto che in tantissimi me lo chiedete sempre. Ok, allora, gli unici acquistini che ho fatto sono questo braccialetto, ma vi dico, cioè, è una cosa che ho acquistato di impulso perché veramente maneggiato con molta cura. Molta, molta cura. Non so, ditemi voi cosa ne pensate. Io cerco sempre nuovi suoni, però questo l'ho acquistato semplicemente perché oggi sono andata al mercatino dell'usato e aveva tocchiato questo. Visto che due oggettini costavano 50 centesimi, ne ho preso un altro, insomma, da quel cestino, un po' a caso. E questo mi sembra interessante, vorrei tanto farci un video quest'estate di video contro l'insonnia. Com'è un sacco carino. Ok. Perché secondo me il tapping è assurdo. Molto semplici di questo mese, perché appunto sto cercando di risparmiare per la reflex. Il prossimo mese però sicuramente arriverà l'antivento, quello peloso, che fa un suono assurdo, e spero arriverà anche una nuova SD card per quello, sì, per il canale, per una cosa pratica. Allora, io comincerei con i trigger e vi dico già quali abbiamo. Abbiamo un suono con l'acqua, uno scratching su
pochino questo custodio, un po' di Naudible, un po' di Ticotico, un po' di brushing sul mio viso, tone clicking, che magari faremo insieme, e topping su profumo. Quindi, allora, cominciamo dal suono dell'acqua. In realtà non è stato molto specifico, quindi ho due oggetti da shakerare. Questo fa un bel suono, però si crea subito schiuma, poi non si riesce più a fare niente. Infatti. Non vale già più. Quindi ho la riserva. Questo è un oggetto che vedrete anche questo prestissimo nel mio video in un roleplay. Ed è un fluido lucidante anticrespo che mi hanno inviato. Molto interessante. Fluido va messo a capelli asciutti, sì, mi ha messo a capelli asciutti.
facciamo un po' di coccola anche a me. Se non mi si appiccica il pennello al viso perché c'è un po' caldo. Giustamente mi vado a mettere la camicia a maniche lunghe. Un po' di brushing sul viso, sul mio, associato. Un po' di